Noi abbiamo disteso, distribuito a tutta l'Italia una tragedia locale su cui occorreva intervenire, come hanno fatto in Cina, in quell'area circoscritta. Abbiamo capito oggi che siamo stati arrestati da incoscienti, incapaci, ignoranti, che ci hanno convinto con la paura che stare in tre a casa propria o stare gli stessi tre su una spiaggia era diverso, non era diverso, era meglio stare sulla spiaggia. Quindi, se io multo quegli stessi tre che vanno su quella spiaggia da soli, faccio un abuso gravissimo contro il buon senso, la logica, la verità, i diritti. Cioè, abbiamo vissuto con una illusione e un terrore che hanno determinato degli atti che oggi la Calabria mette in contraddizione perché valuta che nel complesso questa mortalità non ci sia e siccome la tragedia è la morte va per le persone da 70 anni in su in percentuali alte ed è del tutto inesistente per le persone che hanno 20, 30, 40 anni. Quindi ci siamo preparati con le armi a combattere una battaglia che non andava combattuta. Ci hanno convinti che eravamo in guerra e non c'era la guerra. Ci hanno armati di mascherine quando fino al 20 di aprile nessuno in Parlamento portava le mascherine. Ci hanno costretti e convinti, perfino me, che sono uno abbastanza ribelle, sarà se ti dicono che c'è il pericolo mortale, uno ci crede. Non c'è il pericolo mortale, dobbiamo ridare una comunicazione di verità, non di speranza. Possiamo andare per strada? Sì, possiamo andare in un bosco? Sì, possiamo andare in una spiaggia? Sì, possiamo andare in un parco? Sì, oggi sì, 10 giorni fa. Ah no, i parchi sono gli stessi, i boschi sono gli stessi, le strade sono le stesse. In bicicletta io vado da Roma a Bologna e non mi capita niente. Oggi, ieri, l'altro ieri, in marzo, in febbraio, non possono convincermi che andare in bicicletta da solo è un crimine. Quindi si punisce un unico reato, la disobbedienza. C'è un'autorità cieca, hai disobbedito, quei poveretti con quelle multe ridicole del mio amico De Luca. Non hanno fatto niente, niente, ma li hanno colpevolizzati. Oh, guarda cosa hanno fatto. Hanno fatto 36 passi invece di 12. Ma sono dei matti. Siamo stati in mano a dei matti. Il terremoto era in Lombardia, non era in Basilicata. Il Ecco. terremoto era a Codogno e tragicamente è stato. D'altra parte si è capito, con misure intelligenti come quelle di Zaia, la percentuale del 60% di mortalità in Lombardia, in Veneto è il 5%, ma all'inizio ricorderete che Codogno era come Vo, che il Veneto sembrava colpito. Hanno usato misure intelligenti per prevenire, per individuare, Bene, per Vittorio, fare i fammi monumenti sentire tamponi, Brambilla. cioè hanno preso delle misure circostanziate, Perché non Brambilla? globali.